Ciao a tutti, benvenuti a Noi Quiz, io sono Pino e questo è il gioco dei nomi. Il quiz di oggi è dedicato a un nome particolarmente diffuso nel sud Italia. Lo scopriremo immediatamente con la nostra sigla. Ed eccoci! Come avete letto, l'omaggio di oggi è dedicato a Carmela, Carmelo, ma anche a Carmen e Carmine, quindi buon onomastico a tutti coloro che portano questi bellissimi nomi. E benvenuti su questo canale anche a coloro che non si chiamano così, perché il gioco è aperto a tutti. Come funziona il gioco dei nomi? Per omaggiare questi nomi particolarmente diffusi in Italia, ci siamo inventati una modalità particolare con l'invito di VIP che si chiamano come voi e che festeggiano l'onomastico proprio oggi. Il gioco dei nomi parte sempre con una domanda iniziale a cui siete invitati a rispondere e siete invitati a partecipare, ovviamente. La domanda è la seguente: il nome Carmela, nello specifico, è particolarmente diffuso nel meridione d'Italia. Quali sono le tre regioni che rappresentano il 60% della diffusione del nome? La risposta alla fine del nostro quiz. Adesso andiamo agli ospiti che virtualmente ho deciso di invitare per voi oggi. Si tratterà, questo è l'indizio che vi posso dare, voi li dovete indovinare in base alla citazione che vi faccio. Può essere un brano musicale, un testo tratto da un articolo di giornale, un'intervista, eccetera. Sicuramente si chiameranno Carmelo, Carmela, Carmen o Carmine. Va bene? Partiamo col conto alla rovescia. 3, 2, 1, via! La prima frase che vi leggo recita come segue. Se è vero che ad ogni rinuncia corrisponde una contropartita considerevole, privarsi dell'anima comporterebbe una lauta ricompensa? A chi appartiene questa citazione? Piuttosto facile, siamo davanti a un personaggio molto molto noto, di origini siciliane, catanesi. Si tratta di Carmen Consoli. E andiamo al secondo invitato speciale, famoso, cambiando un po' genere. Vi leggo la sua frase. Se si vuole davvero cambiare qualcosa, bisogna cominciare a cambiare se stessi. Andare contro se stessi. Fino in fondo. Il massimo impegno civile è l'autocontestazione. È davvero una botta di realismo, controcorrente, un po' imprevedibile questa frase. E appartiene a chi? La risposta è Carmelo Bene. E siamo al terzo o la terza invitato famoso, per cui ritorniamo in ambito pop. Vi do questo indizio perché lo vedrete dal tema che tratta. Qualcuno che è comparso in video soprattutto alcuni anni fa, quindi attenzione. Ecco la frase che vi propongo. La televisione generalista è ormai giunta al capolinea. Ho vissuto il suo periodo d'oro. Andiamo sempre più verso la web TV. È normale che la televisione si debba adeguare. Chi è questa donna di comunicazione? Famosa soprattutto qualche anno fa. Donna Rai. Si tratta di Carmen la sorella. E questi erano tre personaggi che condividono con voi il giorno dell'onomastico. Benissimo. E proprio perché in tanti lo condividono, questo video nasce per essere virale, per essere diffuso il più possibile. Quindi siate generosi, vedete le vostre rubriche e mandatelo in ogni dove. Festeggiate in tutta Italia che siate raggiunti da questo video. Io me lo auguro con tutto il cuore. Bene. E intanto vi ricordo l'iscrizione e l'attivazione della campanella per rimanere sempre
aggiornati sui nuovi video che propongo ogni settimana in NoiQuiz. Quindi vi aspetto come iscritti. Andiamo alla nostra domanda iniziale. Quali sono le tre regioni in cui il nome Carmelo è particolarmente diffuso? La risposta è la seguente. Abbiamo la regione Puglia, abbiamo la regione Campania e abbiamo la regione Sicilia. Benissimo! Grazie a tutti per la partecipazione, grazie per la diffusione e i vostri like. NoiQuiz torna prestissimo. Grazie e cercate tra i video ciò che può interessarvi nei quiz che propongo. Arrivederci, a presto, ciao!